Allora, Ma Alain, di quale mostra stai parlando? com'è? Di quale mostra stai parlando? Della mostra Quella di cui è del circolo, la mostra la della mostra Costa del Friuli. delle coste? Sì. No, Io ti avevo dato l'adesione o non te l'avevo data? niente. Ah, non te l'ho data? No. Allora te la do adesso. Bene. Allora siamo 14. Puoi leggere anche i nomi di chi ha aderito, così se non ci siamo. Ciao Emanuele. Ciao, ciao Emanuele. Sì, ciao ciao. Allora, dico Cristina Marafi, Presente. interessato dalla zona 1. Cristina, l'altra Cristina, non mi ha detto ancora la zona, ma non c'è ancora. Ma non c'è oggi. Franca, la zona 4. Maria Carla, che zona ti interessa? Bah, è un po' indifferente, ma mi piace la zona dei fiumi, cioè cos'è la... Tagliamento? Sì. Ah. La uno. No, tagliamento, l'altro, Ah. Isonzo. Isonzo. Allora, Marco, questo Isonzo. Marina, quale parte della costa? Anche a me va bene Grado, Marano, Grado. Allora, Paolo, Francesca, sono interessate per tre zona. Emanuele, Monfalcone, tu hai detto? Sì? Sì, la zona 3, mi devo andare là. No. Sì? Falcone Grado. Emanuela, ma sì, tu mi hai detto che tu hai un po' Sì. di tutto? Scusa, lei può ripetere? Tu mi hai detto che ha un po' di fotografie di un po' di tutte le zone. Sì, ma soprattutto diciamo forse la zona del Carso, da Monfalcone verso Trieste. Ok. No, no, no Lignano e no Grado, ecco. Sì. Allora, è la zona 3. Gian Mario, che zona? Anche Trieste, tu? la Barcolana. Sì. Che bello! Che bello! Oscar è qua? No, sì. Oscar non c'è. La zona 3, Renzo, la zona 4. Sì, 4? sì, sì. Sì. Bianca, che parte anche? Uno, uno. Scusa, la zona di Grado che numero Uno. è, Alain? Grado è... Due, Allora, forse. aspetta. Due, mi sembra. Grado... Mi pare che la... E due. Sì. Due. La 2 o la 3? Aspetta. Io principalmente la uno, forse anche la due, non so. Della zona di Grado ti interessa, no? No, chi mi ha parlato là adesso? Io ti ho parlato e ti ho detto la zona 1, Sì. posso anche la zona 2. Sì, ok. Bene. Poi Dunque, chi c'è tutto. ancora? Com'è? Chi è nell'elenco ancora? Nessuno più. Siamo 14. Alida, non ci sei tu? No, non ce la faccio. No. Io ho problemi miei personali. No. Quest'anno devo stare dietro mio marito, quindi non posso. Bravo. Dunque, ok, perfetto. Merda, che cosa c'è fino a ci Ciao Franca. Alida, se mandi avanti tuo marito, gli stai dietro. Se mando avanti mio marito. Ciao Se mandi Franca. avanti, Che ti ha porta dietro. bisogno Voilà. di aiuto. Scusate una cosa, qualcuno è a conoscenza del concorso fotografico Arnica Montana, territorio del Piancavallo? No. Allora, c'è un concorso fotografico che dura fino all'11 luglio, oggetto per il territorio l'Arnica Montana e la flora spontanea di Piancavallo, organizzato dal Circolo d'Arte e di Cultura per le Antiche Vie. Con il patrocinio e la collaborazione del Comune della Pro Loco di Aviano.
C'è un modulo per iscriversi con www per le antiche vie. Se vi interessa, ve lo posso mandare. E il tema è di fotografare i scatti riguardanti paesaggi, flora, fauna, architettura, lavoro tra storia, tradizione e innovazione. E le foto devono preferibilmente raffigurare elementi riconoscibili dei luoghi fotografati. A qualcuno che piace la fotografia naturalistica? Sì. Troppi? No, mi fa che nessuno. No, Gian Mario che di solito va in montagna. Mario dov'è? Ne ho centinaia di foto lì di Piancavallo. No, ma vanno fatte adesso perché c'è la raccolta dell'Africa. E allora non c'è il tempo, non ho il tempo. Non hai il tempo. Tra una settimana vado via e ritorno. Ah, allora niente. Bene, allora siamo tutti più o meno qui, siamo quanto? 15. Possiamo cominciare, Maria Carla, allora? Il programma sì. Che cos'è? Alain, un attimo sì. Solo, comunque la zona 3 va bene per me? Sì, sì, non c'è problema. Buchi? Sì. Perché, no, perché se hai dei buchi posso eventualmente vedere se ho qualcosa, se va bene, ok. Sì, sì, sì va bene. Va bene, ok, benissimo. Sì, ok. Ok, bene, cominciamo allora con la presentazione di due portfolio. O anche più, concorso. Perché di due, perché l'avevamo detto, ma ci sarà anche qualcun altro che vuole... Sì, 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 ci sono altri, non c'è intende problema. Intende presentare... Infatti adesso vorremmo sapere quanti presenteranno i loro portfolio, sempre sottinteso in fase... non finale, ma come primo approccio. C'è qualcun altro oltre me e Marina? Bianca, avevi detto che forse facevi qualcosa? Ma qualcosa sì, c'ho, però se c'è tempo... No, no, c'è tempo, perché al momento siamo solo due. Vabbè, possiamo chiedere a tutti chi partecipa. Una cosa così. Se volete io ho un portfolio di quel lavoro fatto su Venezia, su quello che avete visto. Perfetto! Sono una ventina di foto. Sì, sì, potete presentare le cose che volete, non c'è problemi. Questo, certo! Chi parteciperà allora a questo concorso? Marina? Allora, sì. Ma Alida? Ma al portfolio credo tutti entro l'anno, ma adesso è solo l'approccio. Entro l'anno, sì. Sì, per la fine dell'anno, non è? Sì. Sì, sì, sì. Alida anche? Sì, sì. Sì, Bianca? Ma sì, sì. E Maria Carla, Silvana? Quello che eventualmente mostro stasera, non credo. Prima, diciamo, visione di quello che hanno fatto qualcosa. Silvano? Non lo posso garantire. Questo portfolio cos'è? Libero oppure... Oh, ma libero, non leggi libero. Proprio la mia roba, Sono quasi arrabbiata. Buone ragioni, allora, dai. Sì, parteciperò a libero, libero. No, no, ma... È libero, i tre anni... Guarda Silvano, Norma, è tre anni che è libero il portfolio. Norma. Tre anni. Va bene. Sì? Marisa? Adesso me lo ricordo. No. Vedrò se trovo qualcosa del passato. Partecipa? Gian Mario. Sì, va bene. Sì? Ma Mario? Sì, va bene. Sì, vabbè, ma magari viene fuori durante l'anno, su. Non sì, sì. Va, che lo dica adesso. Emanuele? A me va bene. Parteciperà al concorso finale?
Sì, ma sì. Certo, dai, cosa vuoi fare l'elenco di tutti? Sì, sì. Tutti finalmente, meno... La voglia poi tutti. Presenta qualcosa. Sì, sì, dai. Tutti, dai. Ok, dai. Va bene. Allora. Okay. Chi non vuole? Allora, per questa sera... Peste lo colga. Peste lo colga. Chi presenta qualcosa? Carolina e Maria Carla. Sì, allora... Cristina, se vuoi cominciare tu, così ci fai vedere delle cose belle. Io? Cioè, se non vuoi, perché... No, 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 è che vi rifaccio vedere, questo è il problema, cioè non volevo... Ma è sempre un piacere. Dai, condivido. Non ho neanche preparato, per cui vado... Abbraccio. Abbraccio, aspetta che... Dov'è? Vado a ponte. C'è anche il cane, mi sta disturbando, devo anche trovare dove li ho messi, però... Fate, dai, vai tu Maria Carla, che tanto io certo, poi tanto tu le certo. Allora devo rompo. No, adesso devo condividere io lo schermo, giusto, perché non mi ricordo ogni volta. Allora questo, condividere lo schermo. Oddio, sono già ho già sbagliato, credo. Mi ricordo più. Mi sono persa, gente. Vuoi che parta io, Maria Carla? Sì, sì, perché mi sono persa. Ho schiacciato allora, una aspetta. Roba che non dovevo. Vedete? No. No. Non so se ho fatto pasticci. In nessuno sta condividendo al momento. Eh? Ah, ecco, allora... Io non avevo schiacciato condividere, infatti. Cioè, non l'avevo ancora schiacciato. Dunque. Adesso? Sì. Sì, bene. Ah sì, a me no. Beh, bene, meglio. Vedete? Sì. Sì. Vero? Ecco. Sì. Allora, un lavoro su una masseria pugliese che fa ancora le cose alla vecchia maniera. È una cosa molto caratteristica. Ci lavorano questo giovane uomo, Pietro, e la moglie. Hanno con sé una vecchia mamma che non sono riuscita a fotografare, sarebbe interessante però. Quel giorno lì sono riuscita a fotografare solo Pietro e la moglie che lavorano. In ogni caso è una masseria che, ovviamente attrezzata modernamente, ma degli aspetti estremamente antichi. Diciamo. Allora, adesso questa è la prima, la masseria vista. Ma... La vedete? Sì. No. Piccolina però. No, non è ancora ingrandita. Allora, vediamo. No. Foto. È la solita. Storia, ecco qua. Adesso? No. Vediamo sempre la sequenza delle foto da 1 a 14 nella cartella. Adesso la vedete o no? No. No. Forse devi far come l'altra volta che hai fatto... Ma ho messo... No, ho messo, ho ingrandito una cosa, vediamo. Schiacciando due volte neanche? Aperta era aperta. Adesso la vedete? No. Ma l'hai trasformata in JPEG? Eh sì. Ah, ecco. Aspettate, chiamo di nuovo il tecnico. No, non riesco. Perché io mi stavo dimenticando di trasformarla in JPEG, poi però prima di...
prima di però mettere... è bello avere un tecnico a casa, eh? È vero? Io non so come farò. Molto bello. Cosa vuol dire? Stai vedendo queste foto qua? Le prime. E dopo arriva lui e ce la fa. Chissà come fa. Ve lo presto. Adesso sì. Vedete? No. Proprio non ha intenzione. Adesso sì. Ah, sì. Però ogni volta è una cosa diversa. Sì, certo, grazie. Ogni volta è una cosa diversa. Allora, io comunque adesso non vi vedo per niente, mostro solo le foto e parlo. Allora, questa è la masseria vista da lontano. Era primavera, quindi era ben fiorita. È fiorito il prato davanti. Le ho virate tutte in seppia per sottolineare un po' l'antichità della situazione. Qua siamo all'ingresso. Con allora, questo... io non ne ho mai viste, quindi mi interessa particolarmente. Non ho mai visto una masseria. Questa è una vera e propria masseria, sì. Fra l'altro. Questi sono gli attrezzi davanti. È un attrezzo, mi è piaciuto questo attrezzo in primo piano. Marina, se tu ci ingrandisci la foto con le freccette, forse riusciamo a vederle meglio, perché io vedo metà te, metà le... Quale? No, ma guarda che... come se ingrandisco la foto, io come? Vedo, oppure ti riduco io. Ah, forse aprendo... Ah, con questa? Così? No, è troppo grande così. Andava bene perché prima. Fa vedere un particolare. No, ero io che avevo messo male, scusate. No. Allora, questa è la... Aspettate. Che prima andava bene. Ecco, sì, no, così. Io avevo sbagliato io la disposizione. Questa è la terza. Questa è una quercia vallonea, che è tipica e autoctona solo del Salento. Non esiste spontanea in nessun'altra parte. La linea di confine è proprio la provincia di Brindisi. È una quercia molto particolare. Intanto perde le foglie in inverno ed è stata portata dai monaci basiliani nell'VIII secolo d.C., mi pare, in fuga dalle persecuzioni, accusati di iconoclastia. E la loro regola è precedente a quella di San Benedetto e prevede che debbano operare per i poveri, istituire ospedali, luoghi di ricovero per gli ammalati, ma anche di lavorare. E siccome erano falegnami e conciatori, la quercia vallonea forniva il tannino per la concia delle pelli e per il legno. Questa è la quercia vista dall'interno della cosa. Quel giorno portavano le mucche e i vitellini al pascolo dietro. Ecco, la gallina, razzola. Questo è il cane, questa è la stessa apertura, diciamo, che avete visto prima. Devo dire che mi sono fatta un po' scrupolo di interrompere la loro cosa, perché di interrompere il loro lavoro, perché loro si sono sentiti in obbligo di accompagnarmi, di prestarmi attenzione, eccetera. Ma poveretti, lavorare dovevano. E quindi sono andata un po' veloce, insomma, un po' sbrigativa nella ripresa. Questa è la vecchia bicicletta dei bambini che
sono bambini che giocano senza giocattoli di plastica, giocano con l'erba, come si dice. Questo è Pietro. La gallina. Questa è la moglie di Pietro. I conigli appena nati, ecco la transumanza. Pietro che torna col vitellino che non vuole stare di là, e Pietro che porta il latte. Basta, Bene. finito. Bene. Interessante, ma mi piacerebbe vedere l'aria interna, cioè non sono riuscita a farmi l'idea della masserizia. Masseria, non Della masserizia. Ah, ecco, masseria. vedi, non so neanche il nome. Masseria. Allora, non sei, aspetta un momento. Senti, mi L'aria spiegate qui? interna, vediamo. Mi pare forse non mi sono. Sì. Perché E cosa questa comunque. è la parte, vedi adesso Adesso è no? ingrandito Perché molto, eh. ho ingrandito molto. Vediamo Sì. solo il cielo. Poi tagliata, Sì, non c'è no, ma il un momento. Adesso? Sì, adesso va bene. Ah, ecco, questo è l'esterno, no? Questo è l'esterno. Sì. Questa è la porta d'ingresso, il portone d'ingresso. Ecco, e come mai questi oggetti sono esterni? Perché non li Vabbè, usano perché più? allora guarda, il giorno dopo già non c'era più quello lì, perché Ah. come un po' in tutte le masserie, cose, le masserie anche nelle fattorie da noi c'è un po', non dico una trascuratezza, ma c'è un po' un abbandono degli oggetti così in attesa che vengano usati il giorno dopo. Questo è l'interno, quella è la quercia che sta Certo, l'interno davanti. si Alla... chiama, sì, un, Ecco. però volevo capire se c'era un grande cortile o un cortile. Sì. Sì, c'è un Allora, grande cortile, questo è il certo. cortile. Masseria. Ecco, questo è È il uno cortile, ma scorcio a capisci che è uno sinistra, scherzo. sì, a sinistra dell'ingresso, del portone che hai visto prima. Questo è a destra, la parte a destra del portone. Questo è un particolare vicino al cane che hai visto lì, sta a Sì. destra del portone, Questo è il Pietro. padrone. Questo è all'interno, sotto, No, al riparo. no, è l'ingresso Ecco, questo è il lato alle che entrando ti trovi a destra. E mi manca una visione d'insieme, ecco, i particolari li ho Sì, presenti. non è tanto interessante, a me, ecco. È ancora all'esterno. Questo è l'interno. Allora, la porta da cui entra la porta della stalla è il Certo. terzo arco, Sì, primo, capisco. secondo e il terzo arco rispetto a questo. Adesso l'ho Non è abbastanza. tanto, non l'ho tenuto, non è tanto interessante perché ci sono degli interventi abbastanza squallidi, diciamo, no? Ci sono questi nel lato perpendicolare a questo e contrapposto all'ingresso ci sono delle porte un po' moderne, delle cose non Ecco, particolarmente belle. però questo è il mio parere, mi piacciono Sì, questi però sì, non mi particolari, interessa comunque. Posso, scusate, posso chiudere o resto in condivisione? no, se adesso tocca a me, penso che devi chiudere. Interrompo la condivisione. Dimmi, Maria Carla. No, no, semplicemente, ma questo ti ho detto il mio parere, quindi non lo Sì, ripeto. no, giusto, E gli giusto. altri invece sono d'accordo che bastano i particolari per creare l'idea di una masseria, allora, ma ho detto giusto masseria? Tutti gli elementi della masseria Masseria, c'erano. sì. Sì.
Certo, sarebbe stato bello vedere anche un cortile interno, quello sì, ma secondo me gli elementi essenziali, le mucche, le persone che lavoravano, c'è tutto dentro, secondo me. Però forse un bel cortile, non so, ma se magari non c'era. Sì, sì, sì. Come visione d'insieme... Ti ricordi la masseria che siamo andati a vedere in Puglia? Che bella sì. che era! Che bella. Quella era bellissima. Bella. E non l'abbiamo sempre costi muri eterni. Sì. No, allora, no, la maggior parte delle masserie attualmente è stata trasformata in alloggi per turisti. Sì, sì. Quindi non è facile trovarne altre. No, questa oltre no, a quella, prego. Questa credo di no, che non è un alloggio. No. Appunto. Ma loro producono qualcosa di particolare? Cioè, di... Loro producono formaggio, formaggio ricotta, il latte, che cosa? Le uova. Sì, uova, i conigli. Forse magari eccetera. Aggiungere qualche foto dei prodotti tipici che loro fanno lì potrebbe sì, sì. No, completare forse. Sì, questo potrebbe essere, sì, vero. Per dare valore al loro lavoro. Perché c'è, sì. c'erano... Beh, come prodotti tipici ho fotografato... I conigli e le no, galline. Certo, certo, certo. Però siccome sì. immagino facciano il formaggio, certo, poi certo, vanno sì. un set sì. di uova. Sì. Ti, dirò che è tutto quanto abbastanza, diciamo, organizzato in maniera abbastanza semplice, come hai visto, no? Certo. Non c'è, io ho visto e vedo aziende agricole qua sono tutta un'altra cosa. Perché quelle magari sono più industriali, ma questo è artigianale naturalmente, ma questa, che ha il valore questa è molto del artigianale. Prodotto di un tempo, no? Ecco, forse sì. qualche particolare proprio del prodotto artigianale sì. potrebbe aiutare ecco, a comprendere. Per dire, noi andiamo a prendere il latte lì, ed erano decenni che non... avevo il latte con la diciamo panna. Quasi sì, sì, quasi un quarto di panna sopra. Sì, ma probabilmente loro non fanno il formaggio. Fanno formaggio, però la sera se lo chiediamo ci danno il latte appena munto, senza che sia stato sgrassato prima. E la ricotta su ordinazione è tutta un'altra cosa, insomma. È molto buono il latte che io che mi oh, da morire. Deve sì. essere buonissimo. Sì, sì. Peccato che Alida non può. Ah, io proprio sono intollerante al latte. Al latte, infatti. Lo ero anch'io, ma poco alla volta si rifà la lattasi. Marina. La dimmi. Prima foto della masseria la trovo sì. molto la fare più vicino alla masseria perché là si vede una riga sì. bianca, una sì. riga bianca, certo. Si vede nel paesaggio. Ecco, allora me la scrivo questa cosa. Le opzioni erano due. Una era quella di lasciare la masseria vista da lontano, la prima foto vuoi dire, no? Sì, sì. Di lasciarla molto piccola, proprio come una linea. Di cosa. Ne ho fatte anche altre più ravvicinate. Sì. Effettivamente questa può essere un'idea. Allora adesso mi prendo nota di questi vostri e bello sarebbe anche vedere gli operai o le persone che lavorano. Sì, però le persone che lavorano sono loro due. Si sono prese il Covid, hanno avuto 2 giorni di febbre a 39, hanno continuato a lavorare lo stesso. Il Covid gliel'ha portato il bambino, pensano il bambino piccolo, perché in sostanza durante l'estate hanno sì parecchi visitatori, eccetera, ma non vedono mai nessuno.
Oh, dunque, allora, hanno continuato a lavorare con 39 di febbre per 2 giorni, poverini, lavorano solo loro. Com'è intitolato? La masseria di Pietro. La masseria di Pietro. Sì. Ecco, forse dando come titolo la masseria, ti aspetti di vedere più foto sul luogo. Diciamo che tu, secondo me, hai più fotografato la vita della masseria di Pietro. Certo, certo, perché è una cosa assolutamente poco comune. Come vi dicevo, le masserie adesso sono state tutte adattate ad alloggi e quindi uso di altri materiali, è scomparsa completamente la funzione di masseria, massaia, viene da lì, no? La funzione primaria della masseria. Altre aziende agricole pugliesi puntano all'olivo, all'olio, eccetera. È veramente molto raro trovare una masseria vera così. Un'altra masseria così ce l'ha lo zio di questo Pietro, che era il veterinario di Francavilla Fontana, e l'ha dovuta dare, tra l'altro la vende, se siete interessati, con 100.000 euro la portate a casa. È una masseria enorme, storica, bellissima, però è faticosissima da mantenere, rende poco. E la concessa a uno che ci tiene le capre, il formaggio e basta, ma vuole venderla perché non... E altra cosa, Marina, trovo quell'albero, la terza foto, sì? Io la metterei alla fine. Si vede già quando si esce di nuovo, si vede già l'albero. Sì. Sì, alla fine, bene. Si può terminare sul paesaggio un po' della masseria. Sì, così si distribuisce anche più, sì. In modo più equilibrato, sì. Persone e cose. E se tu puoi fare una foto un po' più grande del cortile, sarà meglio, mi sembra. Sì. Ecco, va bene. Adesso che scendiamo farò la foto del cortile. Altre note? Sì, no, quella che ti dicevo, se puoi mettere dentro qualche personaggio. Sì, vabbè che sono in due, ma che lavorano proprio per vedere, cioè nel senso... Anche tutti allora, e due, quello no? Quello era il loro lavoro, portare le cose, portare le mucche fuori. Hai visto la donna... con latte. Insieme, no? Una bella bicchiere di latte con la panna. Sì. No, scusa, è foto della casa, dell'interno della casa, cucina, quelle cose lì. La no, casa loro. No, la casa loro. Allora, come dicevo prima, la casa loro è sul lato della masseria che non ho fotografato, ma non è bella, cioè non è come spesso succede, questa gente semplice ci appiccica dei particolari, delle cose assolutamente sì, non consoni, no? Allora ti trovi è quello che è. Cioè, no, sì, ma è squallida, hai capito? Non, però ti dà l'idea. Se volete la farò. Che... Ecco, se volete la farò. Sì, certo. Dove vivono questi, nel senso... Sì. Sì, ma anche dove vivono le mucche. Cioè, sì, anche la stalla, quelle sì, cose la stalla, lì. Oppure anche il pollaio, queste galline sono in un angolo, ma razzolano nel cortile o hanno...
tutto dove... razzolano nel cortile, ci sono le capre, ci sono... C'è ecco, tutto. Bellissimo anche le capre, no, sì, cioè, sì, sì. Manca la vita, sì. Ci sono solo allora, particolari di vita, ma non il complesso certo. della vita. Allora, io mi sono limitata a quel numero di foto lì, perché mi ero messa il massimo di 12 foto. No, 15 foto. Va bene. Anche 15, allora, sì. Le capre hanno un vizio, stanno sempre molto separate l'una dall'altra, perciò mi sono uscite delle foto vuote, capito? Con la capretta di qua che bruca, la cosa, e poi non stanno mai ferme queste capre, non erano foto belle, vedo se riesco a farne ancora, ma così, ecco quello che forse è più caratteristico è il disordine, no? Di queste serie capre insieme alle galline, il cane. Che... Beh, ma una volta i contadini. Una volta era così. Mi ricordo la casa dei contadini, non sì, era tutta bella. Sì, cioè, sì. Il fascino è anche quello. È vero, è vero. Sì. Però addirittura il cane legato alla catena, non so se vi ricordate. Non si può, non voleva che lo... avanti indietro legati sì. alla catena. Ma sai che non si può più tenerli legati alla catena. Infatti, infatti, mi ha detto Pietro, signora, è meglio che non faccia vedere queste foto, perché noi alla vecchia li teniamo ancora legati alla catena, ma non si potrebbe. Tra l'altro Pietro è perito agrario, insomma, non è... Sì, sì, vabbè, una certa... Ma tu certo... dici che sono per te, basta. Il livello di poi tanto li fai vedere a noi, è un po' lontano da Pietro, no? Sì, ma una volta tutti avevano, se no li mangia le galline, li mangia le galline, mangia il cane, se non lo tieni fermo. È una considerazione però a proposito del disordine, può darsi che una volta le masserie fossero anche più ordinate, bisogna pensare che adesso c'è Pietro e c'è sua moglie, sono in due, ma una volta le famiglie erano numerose, per cui essendoci molte persone che lavoravano all'interno di questi luoghi, potevano anche magari tenere le cose più in ordine. Adesso in due forse riescono a fare quello che riescono a fare. Beh sì, ma io ricordi delle beh, no, non si chiamavano aziende agricole, le case di contadini, delle case coloniche di una volta, sì. Ma non erano proprio in ordine. Frank, tu conosci Celeprindi, Cordenone? Sì, sì. Ecco. Allora, il fratello più giovane, che deve essere anche più giovane di me, fra l'altro, siccome era proibito riposare nel pomeriggio, era famoso perché con della carta vecchia, della cosa, si copriva ed andava a nascondersi nella mangiatoia. Abbiamo una volta coperto da questi fogli di carta, che di stupo, giornale, stupo, più il fieno, per non essere scoperto, altro che ordine. Sì, ma una volta in mezzo c'era la corte dove buttavano tutti, sì, e sopra c'era sì, il gabinetto sì. col buco che non avevano, sì, dai, non mi ricordo, certo, cioè, non, ecco. Non c'era, poi c'è chiaramente come oggi c'è chi è più ordinato e chi meno, anche dei contadini, sì, per l'amor di Dio. È faticoso tenere questo, ordinato. Sì. C'erano le galline sì. che entravano in casa e schitavano dappertutto, cioè sì, sì, una volta era così, sì, mi ricordo, sì, no, no. Sì. Sì. Sì, non mi ricordo sì, case di contadini mia. Ordinate io veramente no, c'è chi invece sì, invece ad esempio un po' più, però insomma era normale certe cose, ecco. Che adesso non ci sono più, ecco, anche perché al contadino interessa il prodotto, la cosa, e l'estetica proprio no, meno, sì, molto meno. Qualcuno, cioè non è detto generalizzare,
però insomma sì. Qualcuno era più, ma insomma in linea sì. di massima lavoravano poretti. Appunto, poi il lavoro è talmente duro e lungo che non c'è tempo di star lì a avevano tirare. Le mucche, quindi le mucche di una volta, quindi quello che, sì, che non è come adesso tutto automatizzato, facevano tutto a mano, sì, certo, con le carriole, con il fieno. La mungitura a mano me la ricordo io. Mani, non con lo sgabello a tre gambe, se ne trovano ancora. Era bellissimo, se una volta era a me piaceva, bellissimo. Sì, a carissimo prezzo del resto. Sì. Va bene. Va bene. Maria Carla o Cristina? Ah, provo a tentare io, dai. Provo. Perché non so come fare, non me lo ricordo più. Ma vai schiacciato con... Allora, vai in alto, no? Condividi. In basso. Così? Vabbè, con il verde in basso. E l'ho fatto, l'ho già schiacciato, ma non mi ha dato risultati. Momento non sembra che tu abbia condiviso. No, io ho schiacciato condividere, sai, ma non è tutto sbagliato. Non riesco proprio stasera, non so cosa è successo. Allora, Maria Carla, condividere lo schermo ed è in basso, giusto? Sì. E io lo clicca. Schiaccio. Okay. Ma forse tu non hai aperto il file? Dove le hai le foto? E dopo lo apro, quando arriva la mia foto. Poi sì, qua... ma è meglio che tu te le apra? No, ma prima. Condividi. Adesso condividi, l'ho schiacciato, sto condividendo lo schermo. Che è quello in mezzo, non ce n'è mica altro. E cosa ti viene condividi? Adesso l'hai fatto. Ho fatto, ma adesso c'è scritto aggiornamento di WhatsApp, ma io non volevo aggiornare WhatsApp. E si vede che l'ho schiacciato. Chiudi sopra. Ecco. Adesso dovrei esserci. Adesso sì. Si vede il tuo schermo. Adesso c'è il mio schermo. Sì. Allora, questo devo averlo messo. Sì. Ecco, ci siamo. E adesso si vedono le fotografie in piccolo. Adesso ci siamo. Allora, vi dico qualcosa. Sì. Io... proprio in queste passeggiate dietro l'angolo, sono capitata dietro casa, ho trovato un'apertura che dove c'era scritto non entrare, io sono entrata, e così. E ho visto un custode e quello, ho detto che avrei voluto anche fare fotografie, quello ha chiesto il permesso al geometra che sovrintendeva tutto la roba che c'era dentro e mi ha dato il permesso. E cosa ho visto? Adesso prima vi faccio vedere quello che ho visto prima e dopo vi faccio vedere il titolo. Allora, prima c'è un canale che costeggia via Canalecco. E questa è, possiamo dire, la materia prima del mio discorso. Questo canale si allarga e poi non puoi più vedere oltre da questo punto di vista. Invece, entrando, ti trovi davanti quest'altro canale. Questo è un canale in cemento. Dentro c'era acqua, quindi il canale che abbiamo visto prima veniva convogliato in questo canale di cemento, canale artificiale. Io ho proseguito, quindi vi faccio vedere il cammino che ho fatto e passando sotto il canale mi sono trovata in questo spiazzo. Adesso
mi avvicino in questo spiazzo e cosa vedo? Vedo una scala che ovviamente mi incuriosisce e quindi io salgo per questa scala perché ho il permesso di questo signore. Anche perché volevo capire dove andava a finire quel famoso canale in cemento. Ecco, il canale in cemento va a finire in questo, che era ovviamente chiuso prima, e convogliava l'acqua in una centrale idroelettrica, insomma, in una stanza dove veniva. E le apparecchiature che mi sono presentate sono di questo tipo e chiaramente si vede che non sono più in uso. Questa fa parte probabilmente del sistema di alzata e discesa delle paratie. E quello che adesso vediamo sono cose che mettono in evidenza come la corrente elettrica adesso non c'è più. Questi erano i vecchi isolatori di ceramica bianca, li avrete presenti sicuramente, no? E qui non ci sono più fili, perché è una cosa che ormai è stata abbandonata. E qui è sempre quello, e qui si intravede una copertura che percorro. Quindi è un po' la passeggiata che ho fatto io, percorro e vedo quello che c'è. Quello che manca è capire cosa c'è qua sotto ed è quello che cercherò di conoscere. Questo è il personaggio principale ed è la turbina. La vecchia turbina, vecchia come erano vecchie tutte le altre cose che vi ho fatto vedere. Quindi in sostanza è una centrale che era, che non è. Quindi già vi dico cosa manca. Manca andare a vedere i vecchi materiali che c'erano dentro e spero che il geometra mi dia il permesso per poter andare a visitare i capannoni di cui si vedeva il tetto. Però ho voluto terminare con un'altra visione. E che la visione della luce, che in qualche modo rappresenta la nuova fonte di energia parallela a quella dell'acqua, non contraria perché c'è sia l'una che l'altra, ma questa dovrebbe rappresentare la nuova fonte di energia. E con questo avrei concluso, però volevo farvi leggere il titolo. Intanto volevo farvi vedere la sequenza. Qui sono tutti della stessa misura. Meno 2. Questa, perché sono tutti 3x4, meno 2, questa e questa. E poi cosa volevo anche chiedervi, se per caso la turbina ve la vedete messa in un'altra posizione? Sì, decisamente. Ecco, in un'altra posizione. Come prima, perché quella che ti... siccome l'attore principale la metterei come la 000. Ecco, però per me l'attore principale non è quello. Perché per me, e infatti lo dico dal titolo, chiare, fresche e dolci acque. Acqua, energia, luce. Immagini di un passato prossimo, perché si è chiusa da poco questa centrale, e di un futuro anteriore, ho voluto aggiungere, che è quella della luce. Infatti avrei intenzione di mettere dei pannelli solari e chiudere con quello.
Però Maria Carla, a me quella foto della turbina mi porta in un passato prossimo, in un futuro anteriore. Cioè, siccome è un oggetto strano, che sembra un missile, che ti incuriosisce. Certo. Io personalmente poi insomma... No, ma è vero. Tanto è vero che io volevo metterla alla fine della mia camminata in basso. Prima della salita. Però non c'è scritto questo nelle foto, però c'è scritto invece una storia di quella turbina che potrebbe essere dentro tutta quell'acqua, non so. No, la turbina. O per esempio, se posso, se magari inserisci la turbina subito dopo la prima immagine dell'acqua o anche dopo la seconda, si può far capire che le due cose sono connesse. E da cui segue il resto della storia, per cui c'è un legame, certo. No? Perché uno dice turbina, acqua, allora chiaramente comprende una cosa vuol dire. Ma in effetti la turbina compariva anche qua. Ve la vedete? Potrei metterla subito dopo. Ah, sì, sì. Però lì si perde. No, questa si perde, dico, potrei metterla subito dopo qua, prima che io salga sulle scale. Sì, sì. No? Sì, secondo me sì. Ecco, perché anch'io pensavo... Quella lì della fabbrica però? Eh? Questa, la 05. Guarda, sì. Così hai anche graficamente la quart'ultima... È verticale e la quarta è verticale, quella della turbina. No, mi sbaglio. Sì, sì, scusa. No, la turbina potrebbe essere messa tra 04 e 05. Come 04. 05 oppure o tra 05 e 06, perché ci sono due turbine, vedete? Questa. Sì. Che vi ho fatto vedere, questa è la turbina, che è la prima volta che la vedo, no? Sì. E poi vado più vicina, sì. E poi qua potrei metterla da sola. Sì. Dopo la potrei mettere da sola. Oh, io trovo che se è troppo turbina, due basta. Anch'io tre di seguito. E allora la levo. No, quella lascia perché si vede l'insieme. Tu puoi togliere l'altro. La prima. No, la prima e devo metterla perché il passaggio sotto. Vedete che c'è il sotto che passo sotto. Qui c'è ancora il vecchio canale. Sì, questa non posso toglierla perché c'è il vecchio canale e io entro nello spiazzo. Sì, ma questo tu lo sai che è il terzo. Canale, la gente che lo vedi non lo sa che quello è. Sì, no, è uguale vero, a quello che ho fatto per prima. Me disturbo la foto. Scusa, non vedete se la gente osserva. Si vede bene, basta questo. Si vede bene qua. Sì, ma se la gente osserva. Perché l'altro ci sono delle macchine anche delle cose, la foto non è tanto interessante per me. Se la gente volevo rifare il paesaggio, allora voi dite qua basta, qui non si sa dove va a finire, quindi a me sembrava importante far capire che va a finire qua, no? Tu lo sai, ma non... noi no, è difficile difficile, è certo che è difficile a capire, è difficile a capire, però c'è un punto di riferimento, se uno ci ripensa ci sono i pilastri. Anche perché noi adesso li vediamo uno per uno, ma se noi li vediamo tutti in fila, ci sono i filastri che ho appena abbandonato, no? E poi entra. Eventualmente levare qualche altra. Cioè, no, Maria Carla, non è una bella foto questa, perché hai appunto. Tutto. Io toglierei quella foto della turbina in particolare, tanto si vede già due volte. Quella ti complica la vita. Allora, questa... Ti complica la vita e basta quella turbina, il particolare di quella turbina che è bruttina anche. Già si vede in due foto. Ecco, tolgo la turbina.
togli la turbina, la particola, sì, la turbina la togli. Esatto, la... non queste perché... No, no, queste no, sono bellissime, però la turbina è l'unica piccola, ristretta. Quella sola, le altre... certo. Ecco. Quindi la toglierei e ti esatto. togli via. Perché questa, esatto. perché l'ho lasciata? Perché non mi sembrava una brutta foto, c'è un bel contrasto questa... tra il sopra e il muro bianco. No, eccetera. Questa è bella. Più anche perché io voglio entrare dentro queste finestre, vedere cosa c'è, capite? E far vedere se riesco. Questo lo lascerei. No, sì, sì, tutte sì, queste. Sì. Perché è abbastanza fondamentale. Sì, sì, questo va bene. In un primo momento volevo togliere il serbatoio dell'acqua, invece è importante. No, esatto. Perché fa parte del contesto e tutto è necessario. Per far andare avanti l'acqua, no? Quindi ma questo è il canale che faceva l'elettricità per il cotonificio? Certo. Certo. Certo, è per quello che è storico, no? Adesso c'è, e c'è la seconda parte che non ho fatto, perché tutta quell'acqua che vi ho fatto vedere va, adesso dopo vi faccio vedere dove, qui no, qui è tutta roba vecchia. Quando sono salita per le scale mi sono ritrovata con questi pezzi vecchi che volevo far vedere, insomma, mi sembrano esteticamente interessanti, almeno per me, insomma, non lo so, li trovo interessanti. Uh-huh. E come anche i vecchi isolatori, ah, sì, no? Sono bellissimi. E questi doppioni trovo. Ecco, eventualmente sono doppioni. Dopo però ve la faccio vedere in continuo. Toglierei questa, l'altra. Ecco, l'altra la toglierei. È giusto. Sì, la verticale prima di questa io la toglierei. Sì, questa la togliamo. Sì. Perfetto. Sì. Ecco, e allora ritorniamo qua. Quindi, ecco, meno complice. Noi togliamo questo, sì. che non c'entra. Non c'entra perché tanto c'era, no? Ce n'è già due foto. Esatto. E poi voi volete che la tolga una la 11. Però se lo fate vedere in salita, secondo me è abbastanza bella la sequenza. Del 10, 11. Ma non ha tanto senso, intanto è verticale. Lì. Ecco, tolgo la verticale. Quindi io tolgo l'11 e il 13, giusto? Sì, giusto. Ecco. Okay. Poi qua siete d'accordo a proseguire facendo vedere? Guarda che questa è pure, quindi finisco con una verticale, non importa, con la luce. E qua faccio vedere un pannello solare? Una sequenza di pannelli solari per far capire il nuovo tipo di energia. Sì, sì, tutto ma sono lì. Ma no. No, vado a cercare. No, io non metterei quelli perché non c'entrano con non c'è già c'entrano. La luce. Già l'ultima questo è un vecchio impiego. Sì, perché tu l'hai scritto nel coso, ma Ma lo cancello. Cioè il titolo lo cancello. Perché no. È giusto per me commentare con chiare fresche dolci acque. Perché l'inizio del canale e dell'espansione dell'acqua dà abbastanza questa idea, no? Anzi, mi è venuto in mente, quindi... Poi acqua, energia, luce, va bene? Sì. Immagini di un passato prossimo per capire che è un passato. Sì. E di un futuro anteriore che è la luce. Così mi sembra abbastanza bene, poi magari giudicherai tu quando finisco. No, io lo dico voi, quindi sì. Lo finiamo, tiro via quella in piedi, l'importante è che si veda il capannone. Se riesco a trovare qualcosa di vecchie macchine che sono dentro questo capannone, mi va bene, e lo metto al posto della turbina. E adesso che cosa fanno questo sì. Allora adesso continuano a produrre luce energia perché con l'acqua sempre tutta quest'acqua certo tutta questa le vedete queste costruzioni bianche aspetta ecco queste proseguono sono nuove
di qua. Di qua sono robe vecchie, se vado al di sotto di questo c'è la vecchiaia, ma se vado di qua è tutto nuovo. E passa l'acqua là, allora? Non passa l'acqua, l'acqua passa oltre. Io l'ho fotografata, ma non faceva parte delle mie fotografie. Adesso questo coso che sopra le colonne, che era stato fatto questo coso artificiale, che sopra non c'è niente, non c'è acqua, non c'è niente? No, ve l'ho fatto vedere che non c'è la più luce, i fili non ci sono più, le cose sono arrugginate. Allora come producono energia? Andando a destra, se tu vai a destra, c'è un'altra centrale a destra. In corrispondenza della mia freccia c'è la parte nuova, che è in funzione. Ma la parte nuova è centrale idroelettrica? Ed è centrale idroelettrica. Passano i fili. E se infatti voi andate al seminario, li vedete i fili rotti, che erano quelli che uscivano da questa vecchia centrale. I fili nuovi che entrano dalla nuova centrale. Perché non fai anche una foto dalla parte del seminario? Questo l'hai spiegato bene, Maria Carla, ma non si capiva dalle foto. Ma io non voglio fare la nuova, io voglio fare solo la nuova. Allora. Io volevo però sarebbe solo stato utile capirlo, Il vecchio? Ma perché no, dovrebbe? Voglio dire, c'è un raccordo, no? Perché c'è un'evoluzione. E va bene, ma non la voglio faccio. Dire. Sto a quello che ho sentito, no? Certo. Poiché parli di un passato prossimo, di un futuro anteriore, c'è un collegamento nel tempo e hai spiegato che io non avevo capito che esisteva un collegamento nel tempo. Dal titolo lo capivi, ma non riuscivo a collegare il titolo con il resto. Ma io lo volevo collegare. Se c'è, e mi pare che sia una cosa interessante, diventerebbe un filo logico, a mio parere. Ecco, io il filo logico l'ho preso con il discorso della luce. Il filo logico sono, ho fatto vedere la luce e vorrei far vedere i pannelli. Ma la luce solo nell'ultima foto, Maria Carla? Sì, facendo altre foto ma legate ai pannelli solari. Però non è coerente con l'ambiente che hai di fronte, perché se l'ambiente che hai di fronte è una centrale idroelettrica vecchia che si è evoluta in una centrale idroelettrica nuova, che mi sembra un messaggio importante, perché sapere che c'è una centrale idroelettrica nuova o recente a Pordenone mi sembra un dato significativo. Ce ne sono migliaia. No, Maria Carla. Maria Carla, perché questa, se è quella del cotonificio, che io non so dove era, ma l'ho messa, sì, l'ho letta e l'ho messa nella mia tesi, è perché dava l'illuminazione a Pordenone, anche stradale a Pordenone, il cotonificio. Illuminazione alla città. Certo. Adesso perché non... Maria Carla, messa così sembra che la centrale adesso sia inattiva. Quello che si capiva dalle foto. È quello che volevo dimostrare io. Ma se non è così, se mi dici che c'è la centrale nuova, non si capisce. Ma lo dico perché me l'avete chiesto. Mi avete chiesto dove va a finire adesso quest'acqua? E io vi ho detto, va a finire nella centrale nuova. Sì, ma visto così sembra una delle tante cattedrali ferme e che non servono più a nulla. Non serve più a nulla. I macchinari che volevo mettere in evidenza erano quelli vecchi. Cioè, come erano fatti quelli vecchi? Era una struttura diversa da quella che è moderna. Se adesso vedete quell'altra, è un'altra cosa. Non ha più questi affari. Io volevo mettere in evidenza il vecchiume. Cioè, insisto su queste cose per farvi capire cosa volevo fare io. La modifico. Però io non volevo assolutamente attaccarmi per il discorso dell'acqua questa che passava su un canale. Adesso non fanno un canale che va sul cemento, per niente. No. Non lo fanno,
altre cose. Maria Carla, scusate. Una cosa vecchia. Io sono molto dubbioso. Ecco. Perché di turbine idrauliche ne ho viste un po'. Certo. Questa mi sembra più in elica che una turbina idraulica. No, io ho parlato... Infatti, quando... Non ho mai visto una turbina per fare energia in quel modo lì. Le eliche sì, le turbine. Ecco, ma questa ho chiesto a un vecchio di 80 anni che lavorava lì, no? E dice, questo è il nostro pezzo forte. Dice, è la vecchia turbina. Me l'ha detto lui. Era un pezzo però di una elica, turbina. Sembra elica. Appunto. Beh, ma certo, è la parte che si muove, che gira, che viene fatta girare dall'acqua. Perché che gira, non c'è nessuna dubbio. Deve essere fatta elica, se no non gira, no? Sì. Però per fare energia di solito usano le Pearson, le Francis, le Kaplan, che è tutt'altra roba. Diciamo. Ma questa me l'ha detto. No, ci credo. Probabilmente, me l'ha detto, probabilmente lui me l'ha presentata come un capolavoro di una volta. Non so cosa dire. Io infatti avevo... Però, scusate, Maria Carla ha il diritto anche eventualmente di... Lei l'ha pensata così? No, ma io posso sbagliare. In fin dei conti vuole essere una cosa personale, una propria idea personale. Non è necessario che sia la tecnica di adesso che deve essere così per forza. No, ma io ho chiesto informazioni. Ha visto questo, io sono... Cioè, non mi pare... No, io ho chiesto informazioni. Vi posso dire quello che volevo fare, cioè volevo rivolgermi solo al passato. Ho detto, questo monumento, diciamo, che ha servito lo stabilimento, eccetera, per anni, ecco, io ci sono passata dietro e ho visto qual era la parte che gli forniva energia. Ed era quest'acqua che scorreva sul canale di cemento, passava per questa roba qua, va bene, e poi probabilmente sotto c'erano dei macchinari e arrivava poi questa cosa. Questo affare qua mi ha detto il geometra che era, cioè, l'ha messo lì in evidenza e ha detto questa è la vecchia turbina, non so cosa dire. Sarà sbagliato, ma io ci torno a parlare con il geometra. Io non credo che un portfolio personale così, anche magari... È un portfolio fatto dai tuoi pensieri, non so, mi sembra... No, ma queste cose, Alida, cioè, se devi spiegare un qualcosa, devi dare... Sì, non è geometria questa, non è neanche matematica, deve essere, abbiamo detto che è una cosa che viene da un momento artistico, non abbiamo detto che deve essere per forza, che quella deve avere tutte le cose come sono adesso. No, Lida, solo che Maria Carla ha chiesto un parere, glielo stavamo dando, ecco. Sì, no, ma io infatti sono... Dopo lei è logico che fa quello che vuole, era soltanto Maria Carla che aveva chiesto cosa... Ma io ho difeso Maria Carla, basta. No, io ho chiesto se ha senso mettere in evidenza questa vecchia parte che forniva energia allo stabilimento. E te per è chiaro che poi lo devi indicare nello scritto prossimo. Che metti anche. Sì, se voglio metterlo lo metto, ma roba di un passato prossimo vuol dire che non funziona adesso. Poi lo vedi che non funziona. Ci sono questi... Maria Carla, vengo con te io perché sono curiosa, perché ho tanto letto di questo canale artificiale fatto da Liaman che vorrei proprio vederlo. Ecco, e io, tutto detto, ho fatto molta fatica per entrare e quel signore non voleva farmi entrare. Allora ho detto, senta, mi dica a quale autorità devo rivolgermi per venire qua dentro. Ero decisa, no? Allora lui ha fatto una telefonata. Questo qui era il custode che puliva l'acqua che viene giù dal canale di Via Canaletto. La puliva perché era piena di erbacce, eccetera, eccetera, perché tutta quell'acqua viene convogliata nella nuova centrale. Fermo restando che io non volevo parlare della nuova centrale.
volevo parlare solo della vecchia struttura. Mi pare chiaro. Ecco, questo volevo parlare solo di quello. Che poi sia interessante anche un altro, farò magari un proseguo. Però questo sono due cose diverse. Maria Carla, tu cerca di essere te stessa comunque, quello che vuoi. No, ma io sono certezza, io chiedo. Quindi. Allora, questo qui mi ha telefonato e dentro qui c'era il vecchio geometra che probabilmente sovrintendeva alla vecchia. Ed è arrivato questo vecchio che aveva 80 anni. Me l'ha detto, perché quando gli ho detto, sa, mi scusi, è vero che è una bella età per fare queste fotografie, però sono appassionata e voglio farle. E lui fa, e io sono appassionato di questi luoghi, ho anch'io 80 anni. Quindi ci siamo messi a chiacchierare. E allora mi ha permesso di salire, perché su quella scala, se no, non sali, perché è loro responsabilità, anche perché non è di una società di Bolzano adesso il luogo. Quindi lui si è preso la responsabilità che io salissi sulla scala. Non solo, mi ha fatto seguire dal Duomo. Ero con mia figlia. Mi ha fatto seguire comunque dall'uomo e ho fatto un po' di fotografie, non tutte, insomma, abbastanza rapidamente. E dopo sono discesa. E guardando questo fatto, lui dice, quando gli ho detto, ma questa è un'elica? No, dice, questa è la vecchia turbina. Ripeto. Questo era proprio questo titolo. Questo, ripeto le cose. Comunque, io la posso eliminare. Adesso non la elimino subito, sai perché? Perché voglio stamparle e portarle al vecchio geometra, se riesco a convincervi di farmi vedere di più di questa roba. Però vecchia, non la nuova. La nuova non mi interessa. Per esempio, ci sono tante centrali idroelettriche, anche la stessa di Tomadini. Sul laghetto Tomadini ne ha ben due, non una. Poi sì, se vai a Torre ce ne sono. Cioè, non volevo fare le cose nuove. Non puoi neanche avvicinarti, nel senso le vedi dall'esterno, quella del laghetto Tomadini. Ci no, beh, mica davanti. Tanto sei abbastanza vicino, c'è una stanza. Sì, d'accordo, ma non puoi entrare, insomma, ci passo, ma neanche... passo spesso per sì, andare a camminare. Cosa dovresti andare? Quella lì è una cabina nell'acqua, quindi non è che, non so, non credo che... Ma a me quello non interessava. A me... interessava, perché funziona ancora, quando ho chiesto alla famiglia Tomadini, loro utilizzano quell'energia elettrica che viene dal laghetto, eh? E però vi ho detto, non interessava la struttura moderna, interessava la vecchia. E quindi se ha senso un portfolio sulla vecchia struttura, io cerco di migliorarla andando a cercare il materiale che c'è qua dentro, ma non mi vorrei interessare del resto. Non so, voi siete d'accordo su questa idea o no? Io sì. Preferite che lo proseguo andando a vedere cosa succede adesso? Se su questa centrale, se riesci a fotografare qualcosa dentro, puoi mettere... Ma della vecchia, della nuova? Della vecchia. Io mi dedico alla vecchia, cioè alla cosa. Però dico, se intanto che sono lì, posso chiedere informazioni anche sul nuovo, perché è attaccato. Dalla stessa entrata, vedi, il vecchio e il nuovo. Ci siamo arrampicati, mi sono arrampicata anche dall'altra parte dove c'è il nuovo, e si vede quell'acqua che vi ho fatto vedere all'inizio, che arriva proprio sul nuovo, sulla nuova struttura. È interessante anche quello, però è un'altra cosa, è un altro pensiero. Vabbè, quindi rimane che per presentarlo, diciamo, al circolo, io tolgo via la 11 e tolgo via la 13. Per presentarlo invece a quel signore, glielo lascio perché la sua passione, gli luccicavano gli occhi, questa è la vecchia turbina, era tutto contento. Quindi questo personaggio,
un vecchio signore in una vecchia macchina. Era da fotografare anche lui, lo so, e anche la macchina. Ma spero di poterlo rivedere col fatto che gli regalo le fotografie che ho fatto. Spero. Adesso devo andarlo a farle stampare all'operaio. Magari l'operaio se le mette in tasca. Allora, basta, io ho finito. Bene. Passiamo alle fotografie di Cristina. Sì. E a Carla. Allora, aspetta che vado via. Interrompi condivisione? Sì, 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 ma devo aumentare questo, perché se non riesco a trovarlo, di solito lo vedo. Ecco, era arrivato. Interrompo. Ci sono qui ancora. No, allora. Io ho raccolto 20 foto che le vedete? Sì. Le vedete piccole? Sì, piccole, sì. Piccole, no, è per dare una dimensione d'insieme. No, si vede l'insieme. Ecco, una dimensione d'insieme del lavoro fatto, no? Alcune cioè voi le conoscete, questo lavoro che ho fatto su Venezia, sul ponte di Calatrava, in vari momenti. Ci sono delle tematiche ricorrenti, ci sono i quadretti per esempio. I riquadri, come per esempio qui sul ponte, sono proprio dei temi che si ripresentano puntualmente. Le ore sono giorno e notte, mattina, sera, freddo, caldo, insomma. Se vado troppo veloce ditemelo, perché io sono una... Sì, è meglio un po' più adagio, ma comunque la rivediamo dall'inizio dopo. Bisogna anche mettere in ordine perché... Per i colori, tu dici. Per i colori e anche sì, per la... In ordine temporale, forse, dal mattino alla sera. O anche di situazione, insomma. Perché una visione d'insieme andrebbe messa in un altro punto, rivedendola, che non l'avevo presa. Ma riparto da capo. Okay? Sì, grazie. Anzi, me la faccio prima a vedere piccola, perché secondo me da piccola... Ah, aspetta, che qua... Beh, faccio così. La prima quale faresti? Aspetta che le finisco e mancano tre. Ah, sì. No, io sono finita.
Allora, io farei o prima o l'ultima questa, che ha una funzione di insieme. Sì, anche io. Vediamole così, così si vedono tutte insieme. Io metterei sicuramente metterei questa o alla fine, all'inizio, poi... Poi potresti fare in ordine tempo, per esempio, dal mattino alla notte. Sì, anch'io avevo proposto questa cosa in ordine temporale. Perché l'hai un po' mescolato, non va bene. Sono così, non ho neanche riviste, per cui sono... Io farei, la prima metterei tanto per avere l'idea quella lì, la panoramica, e poi farei... Sì, quelle del mattino fino a quelle della sera o no, della notte. Sì, dopo torna, devi cambiare il numero sotto, cioè scrivi 001. Perché questa diventa la 1. La prima spiegherebbe il concetto del ponte. Scrivi 001, ma 1 è troppo poco perché dopo aumenta. Allora. 01. E poi potresti stare attento al colore, perché trovare una similitudine di colori che potrebbe essere quella che stai puntando adesso. Io metterei le tre foto di notte alla fine. Questo è un tramonto. Questa è la mattina, tramonto, sì. Perché questo è un tramonto. Sì. Ma la mattina sicuramente non c'è neanche... C'è... La quarta, no? La quarta, sì. Io pensavo anch'io la quarta che metterei. Anche se per i colori, sono per i colori. Anche per la posizione del sole. Ah, ecco, anche per la posizione del sole. No, sì, va bene, non c'è problema. Questa mettiamo... quelle con questa qui cos'è di mattina? Qual è la? La cos'è questa qua? Questa qua non capisco qual è questa. Non puoi dire questa qua, Bianca. Sì, no, perché io la segno col mouse, ma seconda fila, l'ultima è la mattina. Questa dimmi il numero. Il numero finisce con 65. La 60. 10, 39, 20. L'ultima 10, no, 30, 200. Quella lì è mattino. 285. L'ultima è la sera già. Questo è il tramonto. Ah, il tramonto. Il sole frontale, in discesa, diciamo. Sono uscita io addirittura. Opa. Dove siamo? Aspetta, vi ho perso. Dove siete andati? Forse no? Solo ridotto a icone. Eccola qua. Allora. Un altro numero. Allora. Tu mi trai le tre di notte, tu la metti mi alla fine. Ma... vediamo un po'. Zero. 19. No, il 3 non va più lo 0. Se 19 non è più la 0, devi scrivere 19. Lo 0 non devi più metterlo. Questo è bello, bellissimo. Questo è proprio bello. Le sono tutte stupende. Sì, sì, ma quella lì è il ponte visto così. È proprio... E potrebbe essere l'ultima. Sì. E poi... Questa la 18 questa. Ma dov'è che vedete il 18? No, la deve scrivere. Ah, questa è quella che sto facendo adesso. Ma tu vuoi tenere le 19 o meno? No, anche meno, sì, sì. No, 17 ci sono. No? Oh, sì, sì. 2, 4, 6, 6. 12. Sono bellissime le ultime tre, hanno proprio le righe, guarda che roba, come sono legate anche da quella riga azzurra. Sì, no, bisogna mettere in ordine perché poi ci sono dei colori. Io toglierei la 76, la
la ragazza sola con la valigia. Toglierei questo. Purtroppo. In più. Forse anche a me non piace molto la 70, questa con tre quelli che passano, mi sembra un po'. Bella. È carina questa. No, a me piace molto quella lì, perché è il passaggio. Sì. È il passaggio sul. Aspetta, dove sei andata? E ci sono anche non lì. Non va messa lì, ma. Direi come terza e come colore rosato è l'ultima, quella che hai messo per ultima ha lo stesso colore di quella della seconda, sì. Però non so se la vedete lì. Adesso la facciamo, la portiamo lì. Proviamo a metterla, vediamo. No, 04, no? Ah sì, 03. Come colori. Sì, sì. Ci sono un po' questi colori, questi azzurri. Allora, no, ti arriva dopo. E dopo, siccome parlavi di persone che camminano, si potrebbe proseguire con la camminata? Togliere questo e lasciare la gente che cammina. Togliere quale? Quella 29. Ma è bella con quelle ombre. Ma mettila dietro per vedere le cose. No, io metterei adesso nella seconda fila la seconda, come quarta. Senti, ragazzi, cioè la 29? Sì, tu la metti dietro per il momento. Ok. E tu lasci la gente sul ponte. Senza fantasma. Sì, tutte e tre assieme, sì, sì. Sì, ma queste qui sul ponte le metti come 4, 5, 6. Poi forse per consecutio smetterei la 89 dietro la 03. Anche? Sì. Come colori, sì. Sì. Oh, come ma colori. Perché va via? Perché schiaccio io. E dobbiamo farci arrabbiare. Zero quattro. Va bene. Sta proprio bene come colori. Guarda che belli. Poi un po' di sole, poi un po' di tramonto. Adesso sì. È un po' difficile trovare la 5. Forse, no. Forse sì, potrebbe sì. Essere... Potrebbe essere la penultima. Vediamo. Diventa 0,5. Sì. Sì, non proprio, ma almeno così puoi adesso mettere le persone. Che anche sempre più si definiscono, tra l'altro, Se tu vedi. Come se c'è... ti avvicinassi. Metti le persone adesso dopo la 5. Quella della questa? Sì, quella lì. Sì, perché siccome si vedono piccole nella 5, così adesso le vedi grandi. E anche la e anche l'altra. L'ultima della seconda riga. Il movimento, sì. Questa qui. A te non piace tanto, ma se è bello il movimento. Mm. No. Se vediamo cosa succede. 07. 7. E poi l'ultima della fila metti 08. Poi cambieremo, ma adesso per non... Sì, poi magari ne aggiungo altre, ne tolgo altre. E adesso abbiamo i tre tramonti qua, i quattro tramonti, buonanotte. Più o meno così. Questa è la
la prima della terza fila e l'ultima è un po' la stessa cosa. Sono le scale che si vede. Questa e l'altra? È quella l'ultima. Sì, sono, si assomigliano un po'. Le metto vicine e poi mi dite. Che facciamo 091 là. È andata al suo posto? Dove è andata? No, è andata. Dove è andata? Ha messo. Ah, è qua. È andata lì. Guarda, la 10, dove metto 10, sì. La notte, sono le due là. Cioè la 9 e la 10 stanno bene vicine per i colori, però la 9 e la 8 ci vorrebbe qualcos'altro in mezzo. O le invertiamo queste due, la 7 e la 8? No, la 7 e le 8 mi pare bene. Però sono troppe, tre, troppo, io metterei anche un ponte. Mettiamo l'ultimo che è un ponte. Mezzo? Sì, perché dopo c'è lo stesso palazzo. Prova. E quello lo chiami... io lo volevo mettere in mezzo, quindi... 09A. Ecco. 9A. Che tre foto vicine, tutte e tre con le persone, non andrebbero bene. Bisognerebbe sempre alternare. In mezzo a quelle tre con tutte le persone. Bisognerebbe sempre alternare visioni più vicine e una visione da lontano, una visione da vicino. Beh, e non fare tre uguali vicine, perché dopo non è obbligatorio. No, però mi rifaccio sempre alle lezioni di Mitica e poi ne sono seguite anche altre. Non lo dico io. No, lo so, però insomma, se la comunanza anche dei colori. Vuol dire. Ma non solo quello dei colori, Maria Carla, perché tre vicine con tutte le persone da vicino, io metterei un po'. Ah, perché dopo non ce ne sono altre anche. Mm-hmm. Però posso sempre cercarne altre, vicine e lontane, seguire questa cosa. 07 A. Se mi va lì. E così è vicino o lontano, no? Sì. No. Non mi piace i colori, però... Alain, cosa dici? No. No, non la metterei là, perché rompe le terza foto, no? Le persone, lo metterei... 1, 2, 3. Perché poi dipende da come... La metterei là, alla 9A, vicino, 9, sì. 9A vicino? Questa, la 7A la metterei dopo la 9. Ok, quindi diventa 9B. Sì, tu fai 9, sì. 7. Sono imbranato capa continuamente. Punto. 9A, 9B. Ce ne sono 3 di 9. Sì, questo la 9 la metterei vicino alla 10. Vabbè, c'era una 9 vicino alla 10. Sì, no, ma è, la 9B. Quei 9 servono per metterli in ordine. Voilà, così. Sì, meglio così. Oppure dopo la 4, la 17? La quale? La 17? Dopo la 4. La 4? Io non mi ricordo più. Ma dopo la 4, che è bellissima con tutte quelle ombre lì, potrebbe anche stare in mezzo alle 3 delle, con tutte le persone? No? Anche la 7? Sì, metterla lì dopo la 7. La 7 metterla?
No, dopo no, la 4. La 4. No, non la vedo lì, però provo. Scusa, ma la 4 c'ha le luci anche, cos'è, la sera o la mattina presto? C'ho il sole di fronte. No, che non ha le luci, sono spente le luci. No, no, le 4 se tu la accendi. La 4, la 4, non la 4A. Non si perde la, non va bene. La mattina sempre. Credo. Più o meno. La 17 che non... che ha quei bei riflessi. La 27 non la puoi mettere fra la 6 e la 8. Sì. Ha dei bei riflessi. Per le riflesse va bene là, perché là c'è il riflesso e anche qua. E allora lasciamola lì. La 10 la, e la... No, forse come diceva la... 11. No, tra la 6 e la 8 potrebbe stare bene. Ah, rompe. Ne rompe un po'. Ne rompe tutto il coso delle persone. Quella no, va bene, la tra le due. Perché? Perché, Alain? E beh, perché ci sono delle persone là e anche là. E là c'è un riflesso che non so, per me non va bene. Per non mettere tutte le persone una dopo là, di seguito. Potrebbe essere anche... Il ponte lì si presta proprio a questo, Tu vedi le persone e poi vedi soltanto le... Le ombre. E alle ombre delle persone, sì. Sì, che potrei fare anche una sì, una no, Che potrebbe... No, ma non è male però la 07 lì, con il discorso che vedi tante persone da una parte e tante persone riflesse dall'altra. Mi sembra bene. A me piace. La cosa che ritorna questa dei riflessi, guarda. Sì. C'è la 3 e così la 4 c'è il riflesso. Sì, ma il riflesso sulla parete. Quella della 7 è il riflesso sulla parete, no? Sì. Perché è sempre sui toni dell'azzurro, a parte la casa, ma così. Vabbè. Questo è molto azzurro per il cielo, vero? Della 8. La 8, sì. E vediamo. Sì, ma grandi. A me pare bello. Se la vediamo tutti assieme... No, per vedere i colori e le cose tutte assieme va bene. Allora, su questa, tu non puoi far vedere il ponte un po' più vicino? Perché di più belle del ponte, io anche più, proprio all'alba, non so dove... Si dove... perde. No, con questa me la fa tagliare un po' che si vede un po' più. No, ma ne ho, di queste infatti pensavo proprio di toglierla perché ne ho di più belle e più intense. Ecco, sì, perché questa è un po' troppo, sì, è l'unica che non mi piace tanto questa. No, è piatta, questa è la prima che cambio, cioè, guarda, devo cercarle, non so dove sono. Ma, sì, comunque all'inizio una col ponte da lontano, così sì, ma senza troppe... Che ho messo, non so un po' dove. Beh, comunque la cambierò, ve la faccio vedere la prossima volta con l'altra. Sì, perché tutto il primo piano là non è interessante, diciamo. No, quindi... Cristina, tu che le conosci bene, ti conviene sistemarle. Che belle. Pian pianino. Sì, ma infatti lo farò pian pianino e volevo lavorare insieme proprio per capire anche il vostro punto di vista e come le mettereste, perché io a volte mi perdo terribilmente. No, è bello, vedi questa sequenza, camminano e poi vanno via. È bella la sequenza. Ma sono tutte belle. Ah, vabbè. Questa è anche magnifica. Che qua è uno a destra e uno a sinistra. Mi piace. E questa? Cioè, incredibile. Come indietro a quella di prima. Questa, guarda, sto ponte qua è una meraviglia. E anche quella luce che si vede là, no? Ma anche quella prima era bella. Con tutte le persone fuori come... Sospese.
Vabbè. Super bello. Sì. Bene. Belle proprio. Grazie. Se mi avete mai aiutato. Bene, grazie a te. Bene, grazie a te. Bene, c'è ancora altra persona Nulla. Che vuoi far vedere qualcosa? O chiudiamo la serata? Chiudiamo sì. La serata? Io chiudo gli occhi più che qualcuno. Allora, buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Buonanotte, grazie a voi. Ciao a tutti.